sperimentazione terapeutica è uno studio condotto sulle persone che serve per capire se una molecola sperimentale ha le caratteristiche o le potenzialità per diventare un farmaco in grado di trattare una determinata malattia. In questo caso la sperimentazione si chiama interventistica. Una caratteristica comune a tutte le persone che partecipano a sperimentazioni terapeutiche, quindi a studi interventistici, è la diagnosi di malattia di Huntington, quindi aver avuto un test positivo. Diversamente invece dagli studi osservazionali come Enroll HD, a cui possono partecipare anche persone che abbiano avuto un test genetico negativo o che non conoscano il proprio status genetico o anche familiari non consanguinei. I centri che sono coinvolti nelle sperimentazioni cambiano a seconda delle sperimentazioni stesse e sono di solito scelti dagli sponsor in base alle competenze del team che deve occuparsi dello studio e in base alla qualità comunque dei centri. Partecipare alla sperimentazione è molto importante perché porta benefici non solo a chi partecipa, ma anche agli altri. La partecipazione ad una sperimentazione, sia se la sperimentazione funziona, ma anche se non funziona, consente di comprendere qualcosa in più della malattia che aiuterà i ricercatori ad orientare meglio la ricerca futura a beneficio di tutte le persone che sono coinvolte dalla malattia di Huntington. Le persone che partecipano a una sperimentazione clinica hanno una grande opportunità, ma anche una grande responsabilità, in quanto devono attenersi a quanto viene richiesto all'interno del protocollo di riferimento di quel determinato studio. Devono presentarsi in maniera frequente alle visite, devono assumere determinati farmaci, devono eseguire dei test che vengono richiesti dallo studio se ci sono e molte volte si devono richiedere dei permessi al lavoro. È importante ricordare che però ci sono dei rimborsi sia per quanto riguarda le spese di viaggio ma anche per quanto riguarda il soggiorno. Le sperimentazioni cliniche stanno cercando di andare ad intervenire su quelle che sono le fasi più precoci della malattia di Huntington. Noi ragazzi che solo a sentir parlare di malattia di Huntington abbiamo paura. Figuriamoci a partecipare a sperimentazioni cliniche. Solo noi possiamo cambiare la nostra prospettiva, solo noi possiamo cambiare il nostro futuro. Aiutiamo la ricerca scientifica, partecipiamo agli studi clinici.